Il complesso che visitiamo oggi ha quasi un secolo di storia. È difficile dargli una definizione. È stato un locale esclusivo nel secondo dopoguerra e ha terminato la sua storia come discoteca. Immerso in un ampio parco, era dotato di piscina, campi da tennis, ristorante, piste da ballo e un campo per il tiro a volo. Il testimone di un'epoca d'oro dove il rilancio economico spingeva i più benestanti a ostentare il lusso e la spensieratezza. Oddio, questa è la strada. Qui davanti a me c'è il cancello che dà sulla strada. Ci sono due persone che passeggiano. E allora dobbiamo non cercare di non farci vedere troppo. Non vorrei che la gente pensasse che siamo dei vandali e chiamasse compagnia. Sopra di me? Sì. Devo fare questa scala che passa proprio davanti alla strada, ok? Ah, però. Chiuso definitivamente nel 2009, gli ambienti sono segnati dall'incuria e dal vandalismo, ma si percepisce ancora l'eleganza degli interni. Le pareti affrescate mostrano putti, giardini estivi, insegne di ristoranti. Accanto agli stili tipici degli anni 60 e 70 si trova traccia dei rimaneggiamenti più recenti, quando i locali vennero rimodernati e adibiti a discoteca. Sì. Non perdetevi anche il pavimento, Cioè ci sono dettagli, cioè guardate, registratori di cassa aperti. Poi ti cambierò anche la batteria tra un po'. No, stai ancora riprendendo. Ma ne sto salendo. Sono sopra! Salve! Benvenuti! Scusate un po' la polvere che ho qua! Questo c***o è vuoto! C'è tutta questa polvere! Scusi! Guardi, se vuole qua abbiamo la gazzetta di oggi! Ascolta! Uno mi hai soffocato, secondo con questa polvere hai mandato tutto fuori fuoco! Non c'è una data qua? C'è Gianfranco Fini. Cioè guarda un dettaglio. Sì, però. Infatti lo guardo anch'io. Sotto è. Sotto, cioè, sotto l'intonaco che ci ha buttato sopra c'è un soffitto che aveva degli affreschi con un sacco di dettagli. Vede anche che c'erano dei fiori, tipo l'affresco sopra. No, più avanti. Sì. C'è la parete di là, guardate che qui va sotto, io sono passato da lì, c'è un affreschino sul muro che c'è niente di esageratamente artistico, però devo andare proprio alla volta. Belli di gruppo, estate 2009? Solleva l'angolo in alto di quella bagaglio lì. Estate 2007. No, estate 2007. Abbonamento. Ti
full season piscina. Ma cosa c'è di là? La consumazione obbligatoria, addirittura timbrata. Savon de Spagna. Una fusione di suoni, danze, profumi e sapore per riscoprire il calore delle terre iberiche in un contesto veramente speciale. Bello questo rumore. Saliamoci una volta, va. Qua. Te lo usavano come magazzino, scusa, tieni sotto bicchiere. Sì, qui non è una bella cliente. E se veramente proibito salire sui tetti senza ordine della direzione, ma i gatti non sanno leggere. Niente di che. Una bella visuale, dai. Yeah. E comunque, ragazzi, guardate bene, quelle sono in ponte. Sì. Questa è cosa non penso. Questo è un cerino. Cioè qui c'è tipo un camerino qualcosa, ma... Questo è un camerino tipo... Random. Ma l'ha fatto anche bene, tra l'altro sull'unico bagno con finestra. Sembra veramente quello di Kubrick. Ecco, questo è il genere di vandalismo che posso anche accettare, guarda, finché si limita una schedina così su un bagno, ci sta. Vogliamo scendere in quelle scale che hai visto tu adesso? No, è impossibile, dai. Eccola lì, in alto a sinistra, guarda. 2008. Tutti i gabinetti e c'è la distribuzione delle luci sopra la pista. Quel poco qua sei sopra la pista. Qua. Dove andiamo a mangiare oggi? Sì, dai. La guida della ristorazione al tempo libero. Sale quando ci si fanno... Quello sono lenticchie, no, però sono lenticchie tipo. Lenticchie? Che c***o so? Pepe, no, questo è pepe. Pepe, sì. Questo è pepe. E lì c'è delle patate, secondo me. Le patate all'epoca. Quella cristalleria lì nella mensola l'ha visto tempi migliori. Ah. Che c'è scritto dietro? Secondo me devono essere tipo gli ori. Ehi, la madonna! Palette per ghiaccio, sacchetti per ghiaccio, numero di telefono, tonno, Würstel, già, non lo so, già di niente. Sono camici? No, sono sacchi. Taglia fuoco, taglia fuoco. Questa
questa ha tutta l'aria di essere una chiusura per non far andare sulle persone da dopo l'abbandono, mi sembra. No, anche prima. Il presidio qua, quanto c***o ha tenuto, sembra nuovo. Ehi là, una volta era una delle discoteche più belle forse dell'Emilia Romagna. Cosa c'è scritto? Ci sono passati due caprioli qui davanti, nella neve, una cosa abbastanza fiabesca, bellissima. Sono molto controluce, sarà meglio che la rifaccia. Ci sono passati due caprioli qui davanti, una cosa... Giunti all'esterno arriviamo davanti alla fontana romana, densa di richiami alle divinità pagane. Realizzata negli anni 20 del Novecento, tradisce l'abuso di simboli classici tipico di quel tempo, ciononostante ancora estremamente bella. Quasi si sente ancora lo scorsciare dell'acqua. Grottarella. Non ti sembra che cacca di un lupo te? Questa qui? Col pelo. Potrebbe essere. Questa. Di là non c'è più niente, no? È chiuso, c'è niente qua. Il cappello c'è, continua con il luce di macchia. Quindi adesso si passa da di là, qua su. Leggermente ammuffito. È pieno. Yeah.
La piscina chiude la nostra visita. Rimangono ancora i due campi da tennis, ma sono coperti di neve e piante infestanti. Non dimenticate di sostenere il canale lasciando un mi piace e iscrivendovi. Potete inoltre trovare le foto della visita cliccando sul link in descrizione. Al prossimo video!